La sindaca Cecilia Francese questa mattina ha consegnato ufficialmente i lavori per la messa in sicurezza della sezione idraulica del fiume Tusciano in corrispondenza del ponte del centenario a Battipaia. I lavori di adeguamento, che saranno diretti dall'ingegnere Giuseppe Vece, sono finalizzati prima di tutto a evitare le esondazioni potenziando il bacino del fiume che attraversa la città. Un'opera questa attesa da decenni e che finalmente dovrebbe vedere la luce in soli nove mesi. Dico sempre ai cittadini di avere un po' di pazienza perché non abbiamo la bacchetta magica poco alla volta. Eh, ci, insomma, dopo tanti anni di, 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 di un modo di vedere la cosa pubblica noi cerchiamo di, di cambiare un po' l'andazzo delle cose. Questo è un altro progetto, in verità è iniziato eh, con la precedente amministrazione e io voglio sempre riconoscere i meriti di altri, ma perfezionato sotto l'amministrazione francese. Quindi prendiamo tutto quello che è di buono e lo portiamo avanti. Voglio ringraziare l'ufficio tecnico, c'è cioè qui l'ingegnere... Eh, Pino invece che praticamente parlerà meglio in maniera, in maniera tecnica, ma noi abbiamo il problema delle eh, esondazioni del fiume quando ci stanno le piene, oggi purtroppo il clima è cambiato per cui abbiamo queste piogge che arrivano in quantità cospicue nel giro di breve tempo e eh, due o tre, tre anni fa abbiamo avuto l'allagamento di Piazza Cacciatore e tutta la zona di, di Serroni eh, e della chiesa eh, lì vicino. Eh, ecco, con questo modo noi creiamo una specie di allarghiamo il ponte, allarghiamo il bacino del fiume quindi creiamo una specie di bacino per cui l'acqua quando arriva rallenta e non ha quella forza quell'impeto per cui poi si hanno le sondazioni, eh, soprattutto, ripeto, sono delle zone più basse che, che, che hanno questo rischio. Quanto tempo ci vorrà perché potremmo vedere quel rendering realizzato? I tempi contrattuali sono nove mesi, nove mesi sia qui che l'intervento di Via Clarizia. Uh, quindi per uh, l'estate prossima dovremo uh, avere uh, gli due interventi uh, definiti. Questo è il primo dei due, uh, perché il territorio di Battivale sarà interessato a due interventi specifici, su due sezioni critiche precise, che sono questa di via del Centenario e l'altra di via Clarizia, uh, con uh, fondi completamente uh, a carico del Ministero e della Regione Campania. Stiamo parlando di uh, circa 2 milioni e mezzo di euro, che abbiamo avuto e mettiamo in appalto. Il fine ultimo è quello di liberare il territorio dal problema delle sondazioni e dal rischio idraulico. Appunto, nei piani della Torre del Bacino sono due le sezioni critiche che determinano. Uh, problemi di uh, allagamento e di rischio uh, uh, idraulico uh, incidendo anche sugli aspetti di natura uh, urbanistica e di natura di, della protezione civile. Ma avrà anche allungato il ponte? In buona sostanza si tratta di raddoppiare la, la sezione di deflusso, uh, significa fare un'altra campata così come quella che esiste già per uh, generare un'altra sezione di deflusso sia qui a fianco a quella già esistente sia qui che a Via Gradizia in modo tale che nei momenti in cui c'è l'onda di piena lo spazio, l'aria che il fiume ha per transitare al di sotto di queste sezioni è raddoppiata in buona sostanza attraverso dei calcoli idraulici che sono stati fatti a monte della fase di progettazione non avremo più i problemi dell potenziali delle sondazioni che poi hanno generato i colori gialli, rossi, verdi eh, del piano dell'autore del bacino, ripeto, che si riverberano poi anche sul, uh, sull'aspetto della protezione civile e su quello di natura urbanistica e di governo del territorio.